Massa Carrara è la provincia con più disoccupati in tutto il nord Italia, a rilevarlo è il rapporto economia. Ex ospedale di Massa, affidato ad un tecnico lo studio dell'area, Benedetti dice che l'amministrazione deve intervenire. Il deputato pentastellato Riccardo Ricciardi punta sull'ambiente e parla delle prime 3 settimane di lavoro. Trovati circa 50 grammi di cocaina in un maneggio a Carrara, è stato arrestato il proprietario. Per il 6° anno consecutivo Carrara si aggiudica la bandiera blu, lunedì 23 la cerimonia di consegna. In arrivo a Carrara atleti di fama internazionale per il 3° meeting del marmo successori Adolfo Corsi. A tutti buonasera, benvenuti ad una nuova edizione del telegiornale di Antenne 3. Apriamo questa edizione parlando davvero di un dato per niente confortante. La provincia di Massa Carrara ha il tasso di disoccupazione più alto del nord Italia. Ciò è emerso ieri dall'ultimo rapporto di economia provinciale organizzato dalla Camera di Commercio di Massa Carrara e dall'Istituto di Studi e Ricerche. L'evento, tenutosi nei giardini del Museo del Marmo a Carrara, è terminato con la consegna del premio Fedeltà al Lavoro. Per noi il primo servizio d'apertura curato da Benedetta Del Padrone. Nei giardini del Museo del Marmo di Carrara si è tenuto nel tardo pomeriggio di ieri il rapporto economia provinciale seguito dalla premiazione alla fedeltà al lavoro organizzato dalla Camera di Commercio di Massa Carrara e dall'Istituto di Studi e Ricerche. Dai dati elencati viene subito sottolineata l'emergenza occupazione. Nonostante il tasso sia sceso rispetto agli anni passati, rimane comunque alto, tanto da evidenziare sulla cartina d'Italia la provincia di Massa Carrara con il tasso di disoccupazione più alto del nord Italia. L'incontro si è aperto con il pensiero e il minuto di silenzio per Luca Savio, l'operaio del marmo morto lo scorso 11 luglio sotto una lastra, e si è chiuso con la consegna del premio Fedeltà ai genitori di Claudio Lotto, l'imprenditore turistico e presidente di Confimprese scomparso a dicembre. Quello che si è tenuto ieri sera è l'ultimo rapporto sull'economia, poiché, come ha specificato il presidente della Camera di Commercio, Dino Sodini, con l'anno nuovo verrà accorpata a quella di Pisa e Lucca. Non siamo contenti di questa prospettiva, ma la politica ha deciso così. La giunta sarebbe andata in scadenza a marzo, ha dichiarato Sodini, ringraziando i vari membri per il lavoro eseguito volontariamente senza compenso. Il presidente ha parlato anche dei progetti fermi e di quelli che l'ente è pronto a finanziare. Siamo pronti a sostenere il 50% dei costi del progetto per riqualificare la francigena nell'Lunigiana con la street art, prendendo ispirazione dal David di Cobra. Si è inoltre evidenziato come da più di un anno la Camera stia cercando di ottenere il via libera anche dai vari comuni della provincia per creare un marchio sotto il quale possa riconoscersi tutto il territorio da Pontremoli a Montignoso. I dati sono stati illustrati settore per settore da Massimo Marcesini e Daniele Mocchi, partendo dall'andamento demografico fino alle imprese, all'artigianato, ai dati export della PIDO, fino al turismo, dove si evidenzia una crescita soprattutto nella città di Massa. Su quest'ultima non è mancato lo spazio di discussione sul regolamento urbanistico. Chiediamo alla nuova amministrazione di licenziarlo con urgenza, pur nella consapevolezza che non sia perfetto, ma è indispensabile per rimettere in moto un settore come la filiera delle costruzioni. A queste parole del presidente dell'Istituto di Studi e Ricerche, Vincenzo Tongiani, ha risposto il neosindaco di Massa, Francesco Persiani, tranquillizzando gli interessati sulla volontà di portare fino in fondo il regolamento urbanistico. Oltre al sindaco di Massa erano presenti tutti i maggiori rappresentanti delle istituzioni, il presidente della provincia Gianni Lorenzetti, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, il sindaco di Mulazzo Claudio Novoa e il consigliere regionale Giacomo Pugliani, che ha evidenziato come il rapporto sull'economia sia uno strumento importante per fronteggiare la realtà. Ha arricchito l'incontro anche il contributo dell'economista Fedele Novelis, cercando di illustrare la situazione dell'economia locale all'interno delle dinamiche nazionali e internazionali. E importanti sono state anche le riflessioni sull'unicità culturale e artistica del luogo di Enrico Dolci, docente dell'Accademia di Carrara e ideatore del Museo del Marmo. Tutto ciò ha anticipato la consegna del premio alla fedeltà al lavoro agli imprenditori e lavoratori di Massa Carrara con più anni di attività. La serata si è conclusa con un buffet organizzato a Coldiretti Massa Carrara e da Flag Alto Tirreno. Torniamo ad occuparci del vecchio ospedale di Massa. La ASL affida ad un tecnico l'incarico per lo studio del riuso dell'area. In allarme il presidente Benedetti, che chiede all'amministrazione di intercedere velocemente presso ASL e Regione. Se ne è occupata Benedetta Bianchi.
La ASL Toscana Nord-Ovest ha avviato un percorso che porterà al recupero dell'ex ospedale di Massa. Con decreto 2257 del 19 luglio, l'azienda sanitaria ha affidato l'incarico da oltre 15.000 euro per la redazione del progetto di studio di fattibilità tecnico-economica relativa al riuso dell'area. E sarà l'architetto lucchese Fabio Loiacono a elaborare le condizioni tecniche per la riqualificazione della struttura. Solo pochi giorni fa l'amministrazione massese, tramite l'assessore ai lavori pubblici Marco Guidi, aveva palesato l'idea di voler restituire una nuova finalità all'ex ospedale di Massa, con particolare attenzione a finalità scolastiche. Per questo Stefano Benedetti, presidente del Consiglio Comunale, non perde tempo e chiede alla sua amministrazione di confrontarsi il prima possibile con la dirigenza ASL e la Regione Toscana per proporre la realizzazione di un polo scolastico. Il timore di Benedetti deriva dal fatto che lo scarso coinvolgimento del Comune di Massa da parte dell'azienda sulla futura destinazione d'uso della struttura, già interessata da una variante urbanistica per la realizzazione di appartamenti, possa condizionare, dice Benedetti, in negativo il progetto di trasferimento delle scuole all'interno del monoblocco. L'Associazione Italia Nostra ha elaborato una breve analisi sul censimento del patrimonio edilizio storico di Massa. In base ai dati rilevati, il presidente Bruno Giampaoli chiede un incontro con il neo sindaco Francesco Persiani. Seguiamo insieme i dettagli nel servizio. Questo è un dossier che è stato preparato da un tecnico, un architetto paesaggistico, che riguarda le case, le ville storiche che non sono entrate nella protezione dei beni storici e ambientali del MIBAC e del Comune. Quindi, visto che adesso c'è il discorso del piano regolatore, chiediamo appunto al sindaco di verificare questo dossier che l'abbiamo inviato questa mattina. In più, per meglio mettere a punto la cosa, se ce n'è bisogno o se riterrà opportuno, siamo disposti a un incontro a verificare, diciamo così, il nostro dossier insieme al tecnico e i nostri tecnici che l'hanno elaborato. Quindi chiediamo al sindaco anche un incontro specifico su questo argomento. In base ai dati elaborati, nel dettaglio, cosa chiedete alla nuova amministrazione? Qual è il progetto che avete in mente? No, per adesso, siccome la nuova amministrazione troverà tantissime cose da fare che non sono state fatte, quindi noi, augurando buon lavoro, però puntualmente, come facciamo sempre, veniamo a interessarla degli aspetti che ci competono. Noi siamo l'Associazione per la protezione dei beni storici, artistici e naturali, pertanto questo è un argomento che ci calza a pennello. Abbiamo fatto le osservazioni sul piano strutturale, dove abbiamo rilevato alcune carenze, soprattutto sui beni paesaggistici, soprattutto sui beni archeologici e anche su questo problema della tutela delle ville e le case storiche. Quindi adesso, diciamo, volta per volta entreremo nell'argomento senza affogare la nuova amministrazione di problemi, però visto che in questo momento si parla di urbanistica, è il caso di trattare questa particolarità delle case e delle ville storiche. In un secondo tempo, se avremo occasione, ritorneremo anche sull'argomento dei beni archeologici che sono molto importanti per la nostra zona. Inquinamento e bonifiche sono gli argomenti di cui a Roma si sta interessando il deputato Riccardo Ricciardi del Movimento 5 Stelle. Il parlamentare ci parla di queste prime settimane passate alla maggioranza del governo. Lo ascoltiamo in questa intervista. Settimane. Ah, le prime settimane stanno andando bene. Abbiamo la scorsa settimana tagliato i vitalizi alla Camera, è stato un momento molto emozionante, perché è un risparmio e il taglio di un privilegio davvero insopportabile. La prossima settimana ci sarà il decreto dignità, quindi è un atto sul quale ovviamente il ministro Di Maio si è speso fin da subito, e la prossima settimana avremo una bella maratona d'aula e speriamo che il decreto vada in porto, insomma.
Com'è stato il cambio da consiglio comunale a Roma? È che a Roma siamo maggioranza, già questo è il primo dato, nel senso far parte di un'assise, di un'assemblea dove sei maggioranza hai tutta un'altra responsabilità e tutto un altro approccio al lavoro, chiaramente. Finalmente puoi incidere veramente, perché comunque dall'opposizione ovviamente non sei tu a tenere le redini della questione. E quindi quella è stata la prima prospettiva, guarda, al di là della proporzione tra il Comune e il Parlamento, quella è l'ottica di essere maggioranza, è stato proprio il cambio di passo. Tra l'altro, trattando dei temi che voi del Movimento 5 Stelle avete cari soprattutto per quanto riguarda il territorio apuano. Sì, io sono in Commissione Ambiente, una scelta che ho fatto subito, una priorità che ho dato è stata quella. Proprio per le esigenze del nostro territorio, ma non solo della provincia di Massa Carrara, ma anche della regione Toscana. La Toscana purtroppo è al primo posto delle regioni del centro-nord per i reati contro l'ambiente, e qua noi abbiamo l'obbligo e il dovere di intervenire sulle bonifiche. Quindi stiamo lavorando, ora questa settimana abbiamo avuto il ministro Costa che ci ha spiegato le linee programmatiche, e siamo molto felici di interfacciarci con una persona del genere, un generale dell'Arma dei Carabinieri che ha lavorato nella Terra dei Fuochi, quindi sa benissimo cosa significa questo settore e questo crimine, e sa benissimo quali sono le opere da fare. A Massa Carrara se ne è parlato tra l'altro anche in questi giorni, con questi 30 anni dallo scoppio della Farmoplant, attendono questi soldi dallo Stato per le bonifiche, a che punto siamo? Sì, ora qui c'è da fare un attimo chiarezza. Il discorso non è solo questione di soldi, è questione di progettualità sulle bonifiche. Bisogna innanzitutto portare a termine dei progetti. Quelli che ci sono dei finanziamenti devono essere spesi bene. Noi non si può più permettere di far arrivare dei soldi che poi dopo non vengono spesi con progetti di vera messa in sicurezza. C'è da capire, insieme anche ovviamente alla Regione Toscana, come cominciare questo lavoro, perché di fatto sono i dati, no? Siamo arrivati solamente al 5% del territorio bonificato. La cosa che fa sperare bene è che per il Ministro questa è una priorità l'intervento sulle zone SIN, e anche un cambio di passo nelle tecniche di bonifica. C'è una ricerca, un'innovazione nel cercare delle opere, dei meccanismi di bonifica che sono economicamente molto più vantaggiosi, sono meccanismi chimici che vanno a aggredire l'inquinamento, insomma, ora senza entrare nel tecnico, però c'è la necessità e la voglia di andare verso una ricerca anche nelle tecniche innovative di bonifica, non pensare semplicemente a sposto la terra da una parte e la porto da un'altra, cercare di ragionare, di avere un cambio di passo. La Regione Toscana approva la nuova legge sul rischio idraulico per una maggiore sicurezza e un'idea nuova di sviluppo. Approvata la nuova legge sul rischio idraulico della Regione Toscana, che permetterà interventi di riqualificazione urbana e più sicurezza dal rischio alluvioni, che cambia il criterio di classificazione del rischio idraulico e introduce il criterio della magnitudo, ovvero la combinazione tra il livello di altezza dell'acqua durante un'alluvione e la velocità della corrente. Il testo parte dal 2012 con la legge 21 a seguito dell'alluvione di Aulla. Sono seguiti poi la normativa europea recepita dalla Regione Toscana attraverso l'approvazione del piano di gestione rischi alluvioni, la riorganizzazione dei consorzi e dei geni civili. Ora l'approvazione in Consiglio regionale della modifica alla legge regionale 21 su disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua. Tra le principali novità, il recupero e la gestione del patrimonio edilizio esistente, comprese le sponde dei fiumi e la valorizzazione degli impianti o edifici che su essi insistono. La distinzione tra territorio urbanizzato e non urbanizzato, l'incentivo a forme di collaborazione pubblico e privato e i contributi assegnati dalla Regione per l'implementazione delle mappe di pericolosità. A questo scopo verrà a breve emanato anche un bando di 480.000 euro per l'anno 2018.
È stata stampata la nuova mappa turistica del Parco delle Apuane. Al suo interno tanti aggiornamenti e tutte le coordinate per visitare l'area protetta e promuovere il territorio. Elisabetta Guenzi. Una mappa turistica tutta nuova e completamente aggiornata per promuovere le Alpi Apuane e favorirne la conoscenza. Il Parco delle Apuane ha stampato la nuova cartina che al suo interno contiene tutte le coordinate necessarie a coloro che vogliono vivere le Apuane. In primis nella cartina sono riportate le informazioni che riguardano l'area protetta, i riferimenti dei centri visita del Parco di Massa, Seravezza, Equiterme di Fivizzano e Bosa di Careggine e i punti informazioni dislocati sul territorio, precisamente a Castelnuovo di Garfagnana, Carrara, Forte dei Marmi, Lido di Camaiore, Marina di Massa, Marina di Pietrasanta e Seravezza. La cartina offre anche l'elenco completo delle strutture turistiche consigliate dal parco. Alberghi, rifugi alpini, ristoranti sono tutti rigorosamente segnalati da un'insegna speciale con il logo del parco stesso. Indicati nella mappa fruibile dai turisti anche musei del Parco delle Apuane come Apuangeo Lab, il Museo della Fauna di ieri e di oggi, il Museo della Pietra Piegata e l'Orto Botanico Pellegrini Ansaldi, quello delle grotte e delle miniere turistiche, l'Antro del Corchia, la Geo Archeopark delle Grotte di Equi, la Grotta del Vento e le miniere dell'Argento Vivo. Infine nella cartina sono presenti i riferimenti delle guide del parco che grazie alla loro esperienza guidano il visitatore in un percorso di sicurezza e conoscenza. La nuova mappa, afferma il presidente del parco Alberto Putamorsi, è uno strumento necessario per una lettura completa del territorio dentro il parco ed è il frutto di suggerimenti e richieste per vivere al meglio il patrimonio di cui disponiamo. Inoltre, conclude il presidente, rappresenta una delle tante azioni previste all'interno della Carta Europea per il Turismo Sostenibile per promuovere al meglio l'area protetta. La mappa verrà aggiornata entro 2 anni, per questo il parco fa sapere che si terrà aperto a segnalazioni per eventuali miglioramenti. Trovata cocaina in un maneggio di Carrara, il proprietario nascondeva la droga dentro un capannone tra i box dei puledri. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri e per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari. La cronaca. Bonascola, località nel comune di Carrara, è stato lo scenario dell'ultimo arresto dei carabinieri avvenuto proprio in un maneggio della zona. Da giorni gli uomini dell'arma studiavano le mosse del gestore della struttura, una loro vecchia conoscenza, annotando ogni movimento anomalo e registrando le visite ritenute sospette. Dopo vari servizi di osservazione, i carabinieri del NORM sono intervenuti fermando per un controllo il proprietario. Provvidenziale si è rivelato l'ausilio dell'unità cinofila dei carabinieri di San Rossore. Il cane Roy ha immediatamente segnalato qualcosa di anomalo addosso all'uomo e subito è scattata la perquisizione del maneggio con l'impiego di 10 carabinieri. Il cane ha poi fiutato un nascondiglio della droga tra le balle di fieno accatastate dentro un capannone tra i box dei puledri. I carabinieri fanno sapere che ci sono volute diverse ore per recuperare le dosi di cocaina già pronte e confezionate. In tutto sono state sequestrate 21 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 50 grammi. Durante la perquisizione, aggiungono i militari dell'arma, è stato trovato e sequestrato anche un fucile calibro 8 con matricola brasa, con tanto di munizioni, oltre ad una somma di denaro probabilmente provento dello spaccio. L'uomo infine è stato immediatamente arrestato e dopo 24 ore è comparso davanti al tribunale di Massa che ne ha disposto gli arresti domiciliari. In tarda mattinata la Guardia Costiera di Marina di Carrara, attraverso la sala operativa, è stata allertata da una chiamata di emergenza per la presenza di un'imbarcazione a vela capovolta nelle vicinanze dello stabilimento balneare Lido del Finanziere, con 2 persone adulte a bordo. La Guardia Costiera ha inviato una pattuglia e subito sono iniziate le operazioni di raddrizzamento dell'imbarcazione. Sotto il coordinamento della sala operativa della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara sono intervenuti anche una moto d'acqua dei Vigili del Fuoco e un gommone del Circolo della Vela. Grazie a questo intervento le 2 persone a bordo sono state tratte in salvo e la Guardia Costiera fa sapere che non hanno riportato lesioni. La Giunta Comunale Carrarese ha approvato la delibera per la costituzione del Catasto degli Incendi Boschivi, un atto previsto dalla normativa regionale per la formazione del piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Il Comune deve quindi compilare un apposito catasto dei boschi e pascoli percorsi da fuoco e aggiornarlo annualmente, in quanto, secondo la norma regionale,
l'uso del suolo di tale aree è sottoposto a vincoli. Si tratta di un atto importante perché, così commenta il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, fino ad oggi non era stato fatto nulla per recepire la normativa regionale in materia, che risale addirittura al 2000 e che, conclude, contiene misure importanti mirate alla salvaguardia di ambienti molto delicati e preziosi dal punto di vista naturalistico. È stata assegnata per il sesto anno consecutivo la bandiera blu a Marina di Carrara. Lunedì 23 ci sarà una cerimonia per festeggiare la consegna di questo prestigioso riconoscimento ambientale. La bandiera blu 2018 sventola ancora su Marina di Carrara. Per l'occasione, lunedì 23 luglio alle 9.30 ci sarà una cerimonia alla Rotonda, località Paradiso a Marina di Carrara. L'amministrazione comunale si dichiara soddisfatta per questo prestigioso riconoscimento della FEE, l'organizzazione europea che si occupa di educazione ambientale, che per il sesto anno consecutivo ha deciso di omaggiare Marina Centro e quest'anno anche Marina Ovest. Le ricchezze naturali del nostro comune devono diventare un elemento di rilancio. La nostra idea è quella di un sistema integrato dai monti al mare, ha commentato il sindaco Francesco De Pasquale, che sarà presente alla cerimonia di lunedì insieme all'assessore all'ambiente Sara Scaletti, l'assessore al turismo Federica Forti e ai bambini che frequentano l'estate i ragazzi di Acquafarma. Per ottenere la bandiera blu è necessario superare una serie di parametri, primo tra i quali la qualità delle acque di balneazione, certificate dai risultati delle analisi effettuate da ARPAT durante tutta la stagione. L'amministrazione carrarese ringrazia i tanti che anno dopo anno, attraverso il lavoro di squadra, contribuiscono a far sì che la bandiera blu possa ancora sventolare su Marina di Carrara e ricordano che nell'ambito del progetto Bandiera Blu 2018 sono in programma una serie di iniziative rivolte a tutti, tra le quali il concorso Acquari sul Mare, dove i bambini saranno guidati nella realizzazione di piccoli acquari con materiali di recupero, e i grandi giochi della bandiera blu, che prevedono la rivisitazione in chiave ecologica di alcuni classici giochi da spiaggia. Si ricorda infine che mercoledì 8 agosto ci sarà ormai l'appuntamento fisso con la Notte Blu, che come da qualche anno animerà fino a tarda notte Marina di Carrara con musica, mercatini, street food, attività per bambini e negozi aperti. C'è la pubblicità, poi torniamo in studio per le altre notizie. Prima della festa per zia Pina e tu sei sempre lì con quel tablet. Piante da sistemare, muri da tinteggiare, la parabola da montare. Già fatto. E come? Noleggiando tutta l'attrezzatura da Italnolo. Resta solo la festa. Fatto anche questo. Ora manca solo zia Pina. L'hanno già noleggiata. Tutti possono rivolgersi a Italnolo. Per la prima volta la storica sagra raddoppia e per la prima volta scende in centro a Carrara. Organizzata dalla pubblica assistenza con i produttori di Colonnata, la tradizionale festa in centro città. Tutte le ricette con il lardo e le novità dei quadrotti di polenta con gambero e lardo. Dal 19 al 22 luglio solo la sera in piazza Alberica a Carrara. Fabrico Center, è già estate! Non avete ancora visto cosa c'è di nuovo in negozio? Venite con me! Per rinfrescare le tue giornate, scegli il ventilatore che vuoi! E se per rinfrescarti un ventilatore non bastasse, fai un bel tuffo in piscina! E per mantenere pulita la tua piscina, qui abbiamo tutti i prodotti! Ma da Fabrico Center potevano mancare i fiori? Eh no! Eccoli qui! Da Brico Center trovi tutto, anche di più. E per quello che non trovi, chiedi a noi. Brico Center, Massa, via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. Centro estivo, nido comunale e un ponte di solidarietà con 12 bambini arrivati dalla Bielorussia. Ecco le attività e i progetti di quest'estate legate al mondo dell'infanzia.
Centro estivo, Green Beach e accoglienza dei bambini della Bielorussia. Sono questi i progetti estivi legati al mondo dell'infanzia attivati dal comune di Montignoso come percorsi di crescita per i ragazzi, senza perdere mai il gusto del divertimento e di imparare, come riferito dall'assessore al sociale Giorgia Podestà. È stato importante quest'anno l'investimento dell'amministrazione sul centro estivo, oltre 30.000 euro, che consente di coinvolgere 153 bambini dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13 fino alla fine di agosto. È gestito dall'associazione Lorca Loca alla scuola dell'infanzia di Cinquale per i piccoli dei 3 ai 7 anni e dalla WISP Solidarietà a Cervaiolo per i ragazzi da 8 a 14 anni. E alla struttura di Cinquale i bimbi si integrano con i 12 ragazzi arrivati il 4 luglio scorso dalla Bielorussia per un ponte di solidarietà, progetto portato avanti dall'associazione Amici dei Bambini per l'accoglienza a scopo terapeutico contro gli effetti delle radiazioni rilasciate dall'incidente nucleare di Chernobyl. I ragazzi svolgono moltissime attività ricreative, vengono portati alla spiaggia libera attrezzata per laboratori e giochi, hanno visitato il castello Aghinolfi, il parco del Magliano, il WWF e questa mattina il centro di documentazione linea gotica Villa Schiff. E il nostro scopo era proprio quello di privilegiare il più possibile la permanenza al mare e evitare anche delle spese ulteriori a carico dei genitori, quindi la spiaggia è gratis, vengono fatte tante iniziative al mare e in più appunto abbiamo la presenza di questi bambini della Bielorussia che abbiamo accolto anche negli anni precedenti. Quest'anno abbiamo voluto provare ad integrare i bambini della Bielorussia con i bambini del centro estivo, per cui sono al mare insieme, vengono fatte delle iniziative, addirittura è previsto uno spettacolo a fine luglio quando i bambini della Bielorussia partiranno, uno spettacolo proprio dedicato e integrato con i bambini dei centri estivi. Quindi lo scopo è proprio quello di valorizzare il più possibile le attenzioni sui nostri bambini. Inoltre il comune di Montignoso ha mantenuto attivo il nido comunale per tutta l'estate grazie all'estensione del servizio per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Il nido rimarrà attivo tutte le mattine per bambini tra i 12 e i 36 mesi dal lunedì al venerdì con mensa fino a fine agosto. Il terzo meeting del Marmo successori Adolfo Corsi, l'evento sportivo dedicato all'atletica leggera, prenderà avvio domani al campo scuola di Marina di Carrara. Novità di vanto di quest'anno è la presenza alle gare di 5 atleti di fama internazionale. Presentato oggi pomeriggio a Carrara il terzo meeting del Marmo successori Adolfo Corsi. L'evento sportivo, dedicato all'atletica leggera, organizzato dal noto imprenditore del marmo e dalla SD Pro Avis Castelnuovo Maga del presidente Nicola Cappelli, in collaborazione con la società atletica La Spezia presieduta dal campione Stefano Mei. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, all'ormai consolidato programma competitivo, presenta una novità di vanto. Quest'anno 5 atleti, tra i migliori nel panorama sportivo del mezzo fondo, gareggeranno nella specialità dei 3.000 metri. Una soddisfazione per l'organizzazione e per l'intera città ospitare un evento che vedrà la partecipazione di questi atleti di fama internazionale. L'atletica è uno sport di grande valore e sacrificio, che nel panorama locale ma anche nazionale tende a rimanere dietro le quinte rispetto agli sport più seguiti, quelli che nel tempo hanno creato non solo atleti ma veri personaggi dello show business. È molto più frequente trovare ragazzini che puntino a diventare calciatori non essendo a conoscenza della soddisfazione e la nobiltà che l'atletica possa regalare. Spero che con questo evento i giovani si avvicinino alla madre di tutti gli sport, dichiara l'imprenditore Corsi, rivolgendosi all'atletica. Il promotore di questa manifestazione sportiva evidenzia per l'appunto come lo scopo sia di offrire un momento di intrattenimento per la cittadinanza e pedagogico allo stesso tempo, un evento che possa far capire il senso dell'atletica. La gara sportiva prenderà avvio domani pomeriggio alle ore 17 al campo scuola di Marina di Carrara. È tempo di vedere i vostri auguri. Thank you.
Sabato 21 luglio alle 21 al Museo Diocesano di Massa, nell'ambito della mostra di Pino Deodato dal titolo Abbiamo perso la testa, si terrà un incontro con l'artista, un'occasione speciale per approfondire la lettura delle opere esposte attraverso gli occhi e la mente del loro creatore. L'evento è gratuito e la mostra resterà aperta fino al 9 settembre prossimo, con gli orari giovedì, venerdì e sabato dalle 21 fino a mezzanotte. Siamo giunti al termine del nostro telegiornale, è fine settimana, dunque si prepara un weekend, speriamo di tempo discreto almeno, ma ci dice di più il nostro Paolo Lunini, l'esperto in meteorologia, con Meteo Weekend. Buona serata a tutti e arrivederci domani. Arrivederci, buona serata. Il Meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Meteo Weekend. Giunti ormai al giro di boa di questa estate 2018, possiamo fare un primo bilancio che vede una situazione ben diversa, ad esempio, dalla stagione 2017 che aveva visto, lo ricorderete, praticamente 3 mesi ininterrotti di alta pressione e di temperature molto elevate. Questa estate invece, almeno fino al momento, almeno in questa prima metà, vede un'alternanza sì di rimonte dell'alta pressione, ma solitamente di breve durata e spesso interrotte da dei passaggi instabili. Passaggi instabili che hanno interessato molte zone della penisola. Ebbene, la nostra provincia fortunatamente è rimasta spesso ai margini, quindi con dei brevi temporali comunque prevalentemente confinati alle aree montuose. Un esempio eclatante l'abbiamo avuto lunedì scorso, quando dei forti temporali sono transitati prevalentemente in mare aperto con uno spettacolo di fulmini durante le ore serali notturne, per poi approdare dalla Versilia in giù, quindi verso il litorale pisano e livornese, e evitando appunto la nostra provincia. A conferma dello scenario appena descritto, vediamo già che questo fine settimana, dopo la fase stabile dei giorni scorsi, vedrà l'arrivo, l'avvicinamento da ovest di un nuovo impulso di instabilità che determinerà un moderato peggioramento, soprattutto domenica, quando potranno verificarsi dei brevi rovesci e temporali, soprattutto nelle aree vicine alle montagne. Ma, come ho detto, un passaggio rapido, infatti è già pronta una nuova rimonta dell'alta pressione, questa volta delle Azzorre, lo vedete, si estende dal nord Atlantico verso l'Europa continentale, e quindi già da lunedì prossimo e probabilmente per buona parte della settimana avremo il ritorno al bel tempo, con temperature sì in aumento ma un caldo moderato, senza eccessi, un po' la caratteristica di quest'estate, che al di là dei tassi di umidità piuttosto elevati che contribuiscono a aumentare il disagio per il caldo, ma non abbiamo avuto per il momento dei picchi di calore eclatanti. Ma vediamo nel dettaglio che tempo ci aspetta sulla nostra provincia nel fine settimana. Lo facciamo partendo da sabato mattina. Si aprirà con una nuvolosità variabile, a tratti intensa, con gli addensamenti più compatti che li ritroveremo a ridosso delle Apuane, a tratti anche sulla fascia costiera e sulla Lunigiana occidentale al confine con la Liguria. Su queste zone, proprio nelle ore del mattino, non sono esclusi dei piovaschi, localmente dei rovesci, ma di breve durata. Nel pomeriggio poi avremo un miglioramento anche significativo lato costa, con delle ampie schiarite in estensione da ovest, fino ad un cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna invece ritroveremo degli addensamenti intensi, soprattutto lungo la dorsale appenninica, con ancora rischio di qualche breve acquazzone, ma che dovrebbe riguardare soprattutto il versante emiliano. Nella notte, poi su domenica, pare possibile un aumento dell'instabilità, come abbiamo anche accennato prima, e quindi riaumenterà un po' su tutta la provincia il rischio di brevi rovesci, ma ripeto, più che altro nelle ore notturne su domenica. Le temperature saranno stazionarie o in lieve calo le massime, anche a causa della maggiore nuvolosità, ma avremo in compenso un aumento dei tassi di umidità e quindi un caldo piuttosto fastidioso, piuttosto umido ed afoso.
venti deboli o moderati da sud-ovest con dei locali rinforzi nel pomeriggio e mare poco mosso. Passiamo adesso alla previsione per domenica, giornata che vedrà una maggiore instabilità rispetto a sabato, quindi un'alternanza di brevi schiarite ma comunque possibili a degli addensamenti intensi e al mattino potremo già avere dei brevi rovesci localmente anche a sfondo temporalesco che dal mare si estenderanno proprio nelle prime ore verso la fascia costiera, le Apuane e le zone al confine con la Liguria. Nel pomeriggio andrà un po' meglio invece lato zone pianeggianti e costiere, in montagna invece l'instabilità si farà più intensa, avremo la formazione di dei rovesci temporaleschi che dall'Appennino e dalle Apuane potranno anche localmente sconfinare verso i fondovalli adiacenti. Quindi vedete una giornata molto variabile, è molto difficile con questo tipo di instabilità estiva indicare le zone dove sicuramente pioverà e dove sicuramente non pioverà perché si tratta di una instabilità a macchia di leopardo, quindi molto sparsa. In alcune zone può fare degli acquazzoni, dei rovesci anche intensi e in altre a pochi chilometri di distanza poco o niente, proprio è una caratteristica dell'instabilità estiva. Le temperature saranno in ulteriore calo, valori comunque in linea con le medie, massime comprese in pianura tra 26 e 28 gradi. I venti inizialmente moderati sud-occidentali, poi dal pomeriggio ruotano a nord-ovest a partire dalla Lunigiana. Avremo infine un mare mosso, soprattutto nella seconda parte della giornata. Già ad inizio puntata abbiamo accennato un rapido ritorno a tempo stabile e soleggiato per una rimonta dell'alta pressione delle Azzorre. Infatti lunedì avremo delle schiarite via via più ampie a partire dalle zone pianeggianti e costiere, una residua instabilità potremo trovarla in montagna, soprattutto sulle Apuane, nelle ore pomeridiane di lunedì quando non si escludono dei residui e brevi acquazzoni. Mentre martedì e mercoledì dovrebbero essere delle giornate soleggiate un po' ovunque, un cielo sereno o poco nuvoloso con i consueti annuvolamenti pomeridiani ma che non dovrebbero dare luogo a precipitazioni. Le temperature saranno in aumento soprattutto nei valori diurni, in linea comunque con le medie sarà un aumento lento, graduale e quasi ovunque rimarranno al di sotto dei 30 gradi, quindi un clima abbastanza gradevole e anche piuttosto secco e ventilato per dei venti di maestrale che soffieranno soprattutto tra lunedì e martedì. Bene, per il momento ci fermiamo qua, tutti gli aggiornamenti potete come sempre trovarli all'indirizzo internet www.meteoapuane.it. Vi auguro infine una buona serata e un buon fine settimana. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo!